dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Salmo. Benedirò il Signore in ogni tempo. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Benedirò il Signore in ogni tempo. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Benedirò il Signore in ogni tempo. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Benedirò il Signore in ogni tempo. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate, vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Benedirò il Signore in ogni tempo. Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene. Benedirò il Signore in ogni tempo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che io vi ho annunciato. Rimanete in me, e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.